Lancia la comunità di Albenga, la comunità interreligiosa. È un messaggio che lancerei un po' a tutta la comunità italiana, cioè di stimare e amare l'Islam, proprio come ci esorta a fare il Concilio Vaticano II nella dichiarazione Nostra Aetate. Quest'anno ricorrono i 50 anni da questa dichiarazione che tratta dei rapporti tra cattolicesimo e religioni non cristiane. Lì c'è una bellissima esortazione a lavorare insieme per promuovere la giustizia, i valori morali, la pace, la solidarietà. Io credo che bisogna distruggere l'equazione Islam-terrorismo. Questo è un compito importante, va distrutta nelle menti, nelle coscienze, e chiedere anche ai fratelli musulmani proprio di partecipare con noi alla costruzione di una città dell'uomo serena, fondata su questi valori meravigliosi che tutti amiamo e che portiamo nel cuore, insomma, e che con grande forza anche loro stessi ci aiutino a condannare ciò che Islam non è, cioè il terrorismo. Il terrorismo non ha niente a che vedere con l'Islam in quanto tale, e noi siamo convinti di questo e vogliamo che ogni uomo di buona volontà lo riconosca e quindi combatta anche tutti i fondamentalismi, tutti i terrorismi, ogni violenza da qualunque parte venga, soprattutto quando poi è motivata, giustificata, se giustificata può essere, sulla base del riferimento al nome di Dio. Al nome